cambiati profondamente stili, gusti, modi e motivazioni per le quali si sceglie un luogo rispetto a un altro, sia da un punto di vista turistico, ma soprattutto del fuori casa. E il fuori casa è un elemento che ho visto, è uscito bene dalla ricerca. E non si rinuncia ai piaceri dell'uscire, si possono legare le persone, si possono fare ordinanze di ogni tipo, però la voglia dello stare insieme, del condividere, comunque, ripeto, di socializzare è il valore portante sulle quali noi dobbiamo continuare in qualche modo a interpretare i bisogni e le aspettative. E la perché rispetto a questa esigenza che stai adesso descrivendo si è attivata moltissimo, no? In una collaborazione anche con The Fork, che saranno protagonisti della prossima tavola rotonda, ha attivato una serie di strumenti per la ristorazione, per insegnare il famoso marketing online, diciamo, alla buon'ora. Tendere in qualche modo a gestire, a non subire gli strumenti, perché il nostro mondo è così impegnativo, siamo così presi quotidianamente che molto spesso la mancanza di spazio, di tempo, ci pone a trascurare strumenti che, come abbiamo visto oggi, sono fondamentali, perché non basta più coccolare il cliente, dare un buon prodotto, saperlo scegliere, saper ambientare, ma il cliente va coccolato, va seguito, va in qualche modo legato prima, durante e dopo l'esperienza nel locale. E qui tutte le esigenze anche delle nuove figure professionali che sempre di più stanno entrando nei nostri settori, che sono un po', ecco, il cameriere un po' smart, uno il cuoco un po', che in qualche modo riesce a interagire, riesce a comunicare, riesce a raccontare, riesce a motivare quello che intende fare, o qual è il valore che si vuole dare a una serata, a una giornata, a una prospettiva di un fine settimana. Perché il pubblico esercizio in generale, il ristorante, è la casa fuori casa degli italiani, e quindi questa componente dello stare insieme, del condividere, di sapere, di conoscere, nei nostri luoghi a volte si sa molto e a volte anche troppo, perché c'è proprio questa voglia di entrare in questa complicità. Ed ecco un po' il valore del primo consumo. Ricercato su internet, visto nella classifica, sono i ristoranti in assoluto, no? Erano più del 63%. Il cibo, l'esperienza del cibo, cosa c'è dietro il locale, qual è un po' la creatività dello chef, qual è la sensibilità dell'accoglienza, il fatto di conoscere attraverso gli arredi, attraverso la presentazione dei piatti, da come ci si pone. E voglio dire, oggi si percepisce attraverso il web, attraverso la comunicazione, che non è quella materiale, ma è quella del comunicare, il valore e i valori che stanno dietro un'offerta, dove il cibo è importante, rimane e continua a essere importante, ma non è più sufficiente per motivare. Ecco perché un po' anche la crisi, la minore disponibilità, porta un po' tutti noi a fare delle scelte molto, molto più attente, più consapevoli. Ecco perché è fondamentale riuscire a comunicare. È inutile essere bravi, è inutile riuscire ad avere dei bei processi produttivi, riuscire a realizzare dei piatti se poi non si riescono a raccontare, non si riescono a condividere. E quindi ecco la grande sfida sulla quale noi imprenditori, operatori, siamo chiamati, che si esce un po' dall'idea della bottega all'essere imprenditori, e quindi la competizione anche fra di noi è quella di riuscire a far sognare, a motivare e a comunque inventarci continuamente nuove cose. E oggi ad esempio, mentre sono qui questa sera, ad esempio, ecco, casa del cinema, Leonardo Pieraccioni vive i suoi 20 anni del ciclone nel mio sushi di Firenze, poi facciamo una manifestazione fuori, però ecco il tema del ciclone, i piatti, l'idea dello stare insieme, la fiorentinità vista anche come momento di godere, no? Di alcuni aspetti e componenti, sono situazioni che non sono legate poi alla serata, perché il solo fatto di motivare, di proporre un'idea, un evento, un momento, un'emozione, un qualcosa che in qualche modo tocca i nostri luoghi, le storie, diventano un'occasione, perché tutti noi cerchiamo, per scegliere una destinazione turistica dove trascorrere la serata, un qualcosa che faccia quella differenza, e quella differenza arricchita poi dal fare, dal cibo, dalle professionalità che comunque diventano fondamentali.
fondamentale rispetto all'improvvisazione è il vero valore aggiunto del fuori casa. Grazie mille, direi che ci siamo.